Oxy e il viaggio della respirazione. C'era una volta Oxy, una simpatica molecola di ossigeno curiosa e intraprendente. Oxy viveva spensierata nell'aria con tutte le altre particelle, non solo molecole di ossigeno come lei, ma anche di carbonio, idrogeno, azoto. Felici e allegre, le particelle svolazzavano sospinte dal vento, giocando ad acchiapparella. Un giorno lei e le sue amiche videro qualcosa che non avevano mai notato prima. Un grossissimo buco profondo e buio e si spaventarono moltissimo. Il loro amico Nitro, che amava fare il saputello, subito le prese in giro. Sono la bocca e il naso di una persona. Racconti terribili si narrano sui malcapitati che ci finiscono dentro. Oxy non credette a quelle storie. Nitro voleva solo intimorirle per fare il gradasso, ma anche lui non c'era mai stato. La piccola molecola, stufa delle dicerie senza alcuna prova e determinata a scoprire la verità, decise di fare il grande salto. Ancora non sapeva che stava per intraprendere il viaggio più spettacolare della sua vita. Fu così che passò accanto alle prime narici che incontrò e finì nel nasino di Raffaele. Com'era buio! La luce entrava a fioca, c'era un bel calduccio ed era curiosamente umido. Si stava facendo cullare dal flusso dell'aria che le rasucchiava in profondità, quando improvvisamente degli strani e lunghi rami le vennero addosso. Temendo che la volessero afferrare con cattive intenzioni, Oxy chiuse gli occhi dalla paura. Fu proprio tenendo gli occhi chiusi, però, che si accorse di come quelle lunghe cose la stessero invece accarezzando dolcemente. Non temere, disse una voce dietro di lei. Sono le ciglia della mucosa del naso. Puliscono l'aria da sporco e germi. Chi aveva parlato? Oxy aprì gli occhi e, strizzando le palpebre, iniziò a intravedere qualcosa nel buio. Un visino sorridente fece capolino dietro le sue spalle. Ciao, io sono Jen, le disse. I suoi modi garbati e simpatici le piacquero tantissimo e furono subito amiche.